È un momento di emergenza, perché, sai, voglio dire, organizzarsi certo. a casa la sera, le cose, che succede, il traffico aumenta perché la gente torna a casa a vedere il festival, questo e quell'altro, e quindi sentiamo il bisogno di un collegamento istituzionale. Proprio di fronte a questa emergenza Sanremo ci andiamo a collegare con il sindaco di Roma, con il Campidoglio, per vedere quali sono, diciamo, le contromosse del Comune di Roma per questa emergenza Sanremo. Campidoglio, sindaco Alemanno! Sindaco? No, diciamo fesserie! Ecco. Stiamo dicendo le fesserie, sto sentendo! Sì. Allora, c'è un allarme Sanremo, ma non bisogna, si corre però al pericolo! Benissimo. Perché Sanremo a 35 centimetri si trasforma in crepasticcera, a 28 in tenda, a 12 in tavola, a 14 in sveglia! Sì. Ma a 15 si trasforma in acqua ghiacciata, diventa neve ghiacciata! Sì. Ma i pupazzi e neve sono tutti lì, io adesso ho la responsabilità per essere. Beh, le temperature sono in calo, certo, però insomma collegarlo a Sanremo mi sembra allora sta arrivando la perturbazione canora, stanno arrivando i cantautori, ci sarà un'invasione di chitarre, microfoni, violini contro fagotti, mamma mia, strumenti della propaganda comunista, esatto, che tenta così di vincere elezioni. Sì, allora contro fagotti, sì. Allora spargete sale grosso. Sì. Dove? Spargete Scanu. Scanu? Scanu? Come spargete Scanu? Lo grattate, lo spargete. Ma che è parmigiano? Lo grattugiamo. Spargete su vostra suocera, su vostra sorella intestizi, sì. Spargete Malgioglio. Malgioglio? No, Malgioglio no. Affettare Malgioglio lo mettete dovunque. Sì. Spargete Gialisse. Non diciamo fesserie. Non la Roma, però io voglio avvisare che siamo pronti, perché i gatti e nevi sono già tortre teste. Sì. Con la fisarmonica. Sì. Allora, la Roma di Ennio Stonato, la Roma Caputmundi di Mario Rescigno, semi bemolle, si bemolle. Ma chi è? E la Roma di Mario Pappalardo. Ma non esiste. Non stanno correndo pericoli. Non stanno correndo pericoli, benissimo. Allora, tra qualche giorno le note bolscevicche invaderanno la penisola. Sì. Tra qualche momento, intendo dire che la penisola la chiude scuole. Sì. Caccio gli ermellini. Attenzione. Espello le nutrie. Sì. Ammetto la Svizzera. Sì. Chiamo l'esercito. Grazie sindaco, con le sue preziose rassicurazioni. Chiama esercito.